Ah, allora, cecità. Devo aprire gli occhi, pensò la moglie del medico. Attraverso le palpebre chiuse, quando più volte si era svegliata durante la notte, aveva percepito lo smorto chiarore delle lampadine che a stento illuminavano la camerata. Ma adesso le sembrava di notare una differenza, un'altra presenza luminosa. Era forse l'effetto delle prime luci dell'alba, ma forse era già il mare di latte che le stava invadendo gli occhi. Si disse fra sé che avrebbe contato fino a 10 e poi alla fine, disserrato le palpebre, due volte se lo ripeté, due volte contò, due volte non le aprì. Udiva il respiro profondo del marito nel letto accanto e ancora il russare di qualcuno. Come andrà la gamba di quel tipo, si domandò, ma sapeva che in quel momento non si trattava di compassione autentica. Voleva piuttosto fingere un'altra preoccupazione, voleva non essere costretta ad aprire gli occhi, che si aprirono l'attimo dopo, semplicemente non perché lei lo avesse deciso. Dalle finestre che partivano a metà della parete e arrivavano a un palmo dal soffitto, entrava la luce opaca e azzurrata del primo mattino. «Non sono cieca», mormorò, e subito, allarmata, si sollevò sul letto. La ragazza dagli occhiali scuri che occupava la branda di fronte poteva aver sentito, dormiva. Nel letto accanto, appoggiata alla parete, anche il ragazzino dormiva. «Ha fatto come me», pensò la moglie del medico. «Gli ha dato il posto più riparato, ben fragili muraglie saremmo, un semplice sasso in mezzo alla strada, con la sola speranza che il nemico inciampi. Quale nemico? Qui non verrà nessuno ad attaccarci. Potrebbe aver rubato e assassinato, ma non verrebbero certo ad arrestarci. Quel tipo che ha rubato la macchina non deve essere mai stato tanto sicuro della propria libertà. Siamo talmente lontani dal mondo che fra poco cominceremo a non saper più chi siamo. Neanche abbiamo pensato a dirci come ci chiamiamo e a che scopo, a cosa ci sarebbero serviti i nomi. Nessun cane ne riconosce un altro o si fa riconoscere dal nome che gli hanno imposto e dall'odore che identifica o si fa identificare. Noi qui siamo come un'altra razza di cani, ci conosciamo dal modo di abbaiare, di parlare. Il resto, lineamenti, colore degli occhi, della pelle, dei capelli, non conta, è come se non esistesse. Io vedo ancora, ma fino a quando? La luce si alterò leggermente, non poteva essere di nuovo la notte che tornava, forse era il cielo che si annuvolava ritardando il mattino. Dal letto del ladro venne un gemito. Se la ferita si è infettata, pensò la moglie del medico, non abbiamo niente per medicarlo, nessun rimedio. Il minimo incidente in queste condizioni può trasformarsi in tragedia. Probabilmente è proprio quanto si aspettano, che finiamo tutti uno dopo l'altro, morta la bestia, addio veleno. La moglie del medico si alzò dal letto, si chinò sul marito. Stava per svegliarlo, ma non ebbe il coraggio di strapparlo al sonno e restituirlo alla coscienza di essere ancora cieco. Costui aveva gli occhi aperti, fissi. «Come si sente?» sussurrò la moglie del medico. Il ladro mosse il capo in direzione della voce e disse «Male, la gamba mi fa molto male. Lei stava per dirgli mi lasci vedere, ma tacque in tempo che imprudenza fu lui invece a comportarsi come se non si fosse ricordato che lì c'erano soltanto ciechi. Agì senza pensare come avrebbe fatto ancora qualche ora prima». Se un medico là fuori gli avesse detto «Me la faccia vedere» e sollevò la coperta. Anche in quella penombra, chi avesse potuto utilizzare un minimo gli occhi avrebbe potuto vedere il materasso inzuppato di sangue, il foro nero della ferita dai bordi rigonfi. La fasciatura si era slegata. La moglie del medico abbassò con cura la coperta, poi con un gesto lieve e rapido gli sfiorò con la mano la fronte. La pelle secca scottava. La luce si alterò di nuovo, le nuvole si erano allontanate. La moglie del medico tornò alla propria branda, ma non si coricò. Guardava il marito che mormorava, sognando. Le altre sagome sotto i copriletti grigi, le pareti sporche, i letti vuoti in attesa. E serenamente desiderò di essere cieca anche lei, di attraversare la pellicola invisibile delle cose e passare al loro interno verso la propria folgorante e irrimediabile cecità. All'improvviso
proveniente dall'esterno della camerata, probabilmente dall'atrio che separava le due ali anteriori dell'edificio, si udì un rumore di voci violente. «Fuori, fuori! Andate via, sparite! Qui non potete restare, dovete rispettare gli ordini!» Il tumulto crebbe, diminuì, una porta si chiuse fragorosamente, adesso si udiva solo qualche singhiozzo addolorato, il rumore inconfondibile di qualcuno che inciampa. Nella camerata erano tutti svegli, tenevano il capo rivolto verso l'entrata. Non avevano bisogno di vedere per sapere che stavano entrando dei ciechi. La moglie del medico si alzò. Istintivamente sarebbe andata ad aiutare i nuovi arrivati, a rivolgere loro una parola gentile, a guidarli fino alle brande, a informarli. Ne prenda nota, questo è il 7 lato sinistro, questo è il 4 lato destro, non si sbagli, sì, qui siamo in 6, siamo venuti ieri, sì, siamo stati i primi, i nomi, cosa importano i nomi? Uno penso abbia rubato, un altro è stato derubato, c'è una ragazza misteriosa dagli occhiali scuri che si mette il collirio negli occhi per curare una congiuntivite. Come faccio, se sono cieca, a sapere che gli occhiali sono scuri? Beh, mio marito è oculista ed è stato al suo ambulatorio. Sì, anche lui è qui, è toccato a tutti. Ah, è vero, c'è anche quel ragazzino strabico. Non si mosse, ma disse al marito, stanno arrivando. Il medico si alzò dal letto, la moglie lo aiutò a indossare i pantaloni. Non aveva importanza, nessuno poteva vedere. In quel momento cominciarono ad entrare i ciechi. Erano 5, 3 uomini e 2 donne. Il medico disse alzando la voce, state calmi, non vi precipitate, qui siamo in 6, voi quanti siete? C'è posto per tutti. Loro non sapevano quanti erano. Certo, si erano toccati a vicenda, a volte scontrandosi mentre li spingevano dall'ala sinistra verso questa, ma non sapevano quanti erano e non portavano bagaglio. Quando nella camerata si erano svegliati ciechi e avevano cominciato perciò a lamentarsi, gli altri li avevano messi fuori senza pensarci due volte, senza neanche dar loro il tempo di congedarsi da un parente o da un amico che fosse lì con loro. Disse la moglie del medico, sarà meglio che cominciate a contarvi e che ciascuno dica chi è. Immobili, i ciechi esitarono, ma qualcuno doveva pure iniziare. Due uomini parlarono contemporaneamente, capita sempre. Tacquero tutti e due e fu il terzo a cominciare. Uno fece una pausa, sembrava stesse per dire il proprio nome, ma invece disse «Sono un poliziotto». E la moglie del medico pensò «Non ha detto come si chiama, saprà anche lui che qui non ha importanza». Ci stava già presentando un altro, due, e seguì l'esempio del primo. «Sono un autista di tassì». Il terzo disse «Tre, sono commesso di farmacia». Poi una donna. «Quattro, sono una cameriera d'albergo». E l'ultima, 5, «sono un'impiegata». «E mia moglie? Mia moglie?» gridò il primo cieco. «Dove sei? Dimmi dove sei». «Qui, sono qui», diceva lei piangente, camminando vacillante per la corsia, con gli occhi spalancati, le mani in lotta contro il mare di latte in cui entravano. Più sicuro lui avanzò verso di lei. «Dove sei? Dove sei?» Adesso mormorava come se pregasse. Una mano incontro l'altra. Un istante dopo erano abbracciati, un corpo solo. I baci, cercavano i baci. A volte si perdevano nel vuoto perché non sapevano dove erano i visi, gli occhi, la bocca. La moglie del medico si aggrappò al marito, singhiozzando come se l'avesse ritrovato anche lei. «Ma», diceva, «che disgrazia la nostra, che iattura!» Allora si udì la voce del ragazzino strabico domandare «C'è anche mia madre?» Seduta sul letto la ragazza dagli occhiali scuri mormorò «Verrà, non ti preoccupare che verrà». Qui la vera casa di ognuno è il posto dove dorme, perciò niente di strano che la prima preoccupazione dei nuovi arrivati sia stata quella di scegliere il letto proprio come avevano fatto. Il primo cieco è andato dal medico. Quest'uomo che ha dichiarato di essere un poliziotto ha trovato il ladro cieco che piangeva come un bambino smarrito e quanto alla cameriera d'albergo è stata la prima persona a entrare in camera quando la ragazza dagli occhiali scuri è scoppiata a gridare.
Certamente, non tutte queste affinità saranno esplicitate e rese note, sia per mancanza di occasione, sia perché non si immaginava neanche che potessero esistere, e sia per una semplice questione di sensibilità e tatto. La cameriera d'albergo non se lo sognerà neppure che possa essere qui la donna che ha visto nuda. Del commesso si sa che ha servito altri clienti che portavano un paio di occhiali scuri, ne hanno comprato un collirio. Al poliziotto nessuno sarà così imprudente da denunciare la presenza di uno che ha rubato un'automobile. L'autista giurerebbe di non aver trasportato in questi ultimi giorni nessun cieco nel suo tassì. Naturalmente, il primo cieco ha già detto alla moglie con voce sussurrata che uno dei ricoverati è quel furfante che gli ha portato via la macchina. Pensa un po' che coincidenza. Ma siccome intanto ha saputo che il povero diavolo sta male per quella ferita alla gamba, ha avuto la generosità di aggiungere come castigo, basta. E lei, per la gran tristezza di essere cieca e la gran gioia di aver recuperato il marito, la gioia e la tristezza possono fondersi, non sono come l'acqua e l'olio, non si è neanche ricordata di quanto aveva detto due giorni prima, che avrebbe dato un anno di vita perché il mascalzone, parole sue, diventasse cieco. E se un'ultima ombra di rancore le ottenebrava ancora lo spirito, questa si dissipò di certo quando il ferito gemette miserevolmente. «Dottore, per favore, mi aiuti!» Facendosi guidare dalla moglie, il medico gli toccava delicatamente i bordi della ferita. Non poteva far altro e neanche valeva la pena di lavarla. L'infezione poteva essere dovuta alla profonda stoccata con un tacco di scarpa che era stata a contatto con il suolo sia per la strada che qui dentro, ma anche ad agenti patogeni molto probabilmente presenti nell'acqua stagnante proveniente da tubature vecchie in pessimo stato. La ragazza dagli occhiali scuri, che si era alzata nell'udire il gemito, si avvicinò pian piano contando i letti, si chinò in avanti, tese la mano, sfiorò il viso della moglie del medico e poi, raggiunta senza sapere come la mano del ferito che scottava, disse contrita: «Le chiedo perdono, è stata tutta colpa mia, non c'era bisogno di fare quel che ho fatto». «Lasci perdere», rispose l'uomo, «sono cose che accadono nella vita, anch'io ho fatto quel che non si doveva fare». Quasi sovrapponendosi alle ultime parole si udì la voce aspra dell'altoparlante: «Attenzione, attenzione! Si avvisa che il cibo è stato depositato all'ingresso unitamente ai prodotti per l'igiene e la pulizia. Per primi escano i ciechi a ritirarlo. L'ala dei contaminati sarà informata quando sarà il momento. Attenzione, attenzione! Il cibo è stato depositato all'ingresso. Per primi escano i ciechi per primi!» Confuso per la febbre, il ferito non colse tutte le parole. Credette che li facessero uscire, che la reclusione fosse terminata, e fece un movimento per alzarsi, ma la moglie del medico lo trattenne. «Dove va? Non ha sentito?» domandò lui. «Hanno detto ai ciechi di uscire». «Sì, ma per andare a ritirare il cibo». Il ferito fece «ah», demoralizzato, e di nuovo sentì il dolore rimescolargli le carni. Disse il medico: «Restate qui, andrò io». «Vengo con te», disse la moglie. Mentre stavano per uscire dalla camerata, uno del gruppo proveniente dall'altra ala domandò: «Chi è costui?» La risposta venne dal primo cieco: «È medico, un medico degli occhi». «Questa è la più bella che ho sentito in vita mia», disse l'autista. «Guarda un po' se ci doveva toccare l'unico medico che non ci servirà a niente». «Ci è toccato anche un autista che non ci porterà da nessuna parte», ribatté con sarcasmo la ragazza agli occhiali scuri. La cassa con il cibo era nell'atrio. Il medico chiese alla moglie: «Guidami fino alla porta d'ingresso». «A che scopo?» «Vado a dirgli che abbiamo una persona con grave infezione e non ci sono medicine». «Ricordati dell'avviso». «Sì, ma forse davanti a un caso concreto ne dubito». «Anch'io, ma è nostro dovere tentare». Sul pianerottolo la luce del giorno stordì la donna, e non perché fosse troppo intensa. Nel cielo si muovevano nuvole scure, forse stava per piovere. «In pochissimo tempo ho perduto l'abitudine al chiarore», pensò. Nello stesso istante un soldato gridò loro dal portone: «Alt! Tornate indietro! Ordine di sparare!» E subito dopo, con lo stesso tono, puntando l'arma: «Sergente, qui ce ne sono alcuni che vogliono uscire!» «Non vogliamo uscire», negò il medico. «Ve lo consiglio caldamente», disse il sergente mentre si avvicinava e, spuntando dietro le grate del portone, domandò: «Cosa c'è?» «Uno si è ferito a una gamba e presenta un'infezione conclamata. Ci servono immediatamente antibiotici e altri medicinali». «Gli ordini che ho sono molto chiari. Uscire, non esce nessuno».
Entrate, solo cibo. Se l'infezione si aggrava, il che avverrà di certo, il caso può diventare rapidamente fatale. Non mi riguarda. Allora lo comunichi ai suoi superiori. Senta un po', signor Cieco. Adesso gliela comunico io una cosa a lei. O ve ne tornate immediatamente di là da dove siete venuti o vi beccate una pallottola. Andiamo, disse la moglie, non c'è niente da fare. Non è colpa loro, hanno una gran paura e obbediscono agli ordini. Ma non voglio credere che stia accadendo per davvero. È contrario a ogni principio di umanità. Farei meglio a crederci, perché non sei mai trovato davanti a una verità tanto evidente. Siete ancora lì, urlò il sergente? Conterò fino a tre. Se al tre non sarete scomparsi dalla mia vista, state pur certi che non rientrerete più. Uno, due, tre. Ecco fatto. Parole benedette e rivolto ai soldati. Neanche se fosse mio fratello, senza spiegare a chi si riferiva, all'uomo che era andato a chiedere i medicinali o all'altro dalla gamba infettata. Dentro il ferito domandò se avrebbero mandato le medicine. Come sa che sono andato a chiederle? Domandò il medico. L'ho immaginato, lei è medico, mi dispiace molto, il che vuol dire che le medicine non arrivano, infatti. Ah, bene. Il cibo era stato calcolato giusto giusto per 5 persone. C'erano bottiglie di latte e biscotti, ma chi aveva calcolato le razioni si era dimenticato dei bicchieri e non c'erano neanche piatti né posate, probabilmente sarebbero arrivati con il pranzo. La moglie del medico andò a dare qualcosa da bere al ferito, ma questi vomitò. L'autista protestò che il latte non gli piaceva, chiedendo se non ci fosse un po' di caffè. Alcuni, dopo aver mangiato, si coricarono di nuovo. Il primo cieco portò la moglie a conoscere i posti, furono gli unici a uscire dalla camerata. Il commesso chiese di parlare col dottore, voleva sapere se questi sulla malattia si era già fatto un'opinione. Ah, non credo la si possa definire in senso stretto una malattia, cominciò col precisare il medico e poi, semplificando molto, riassunse quanto aveva scoperto sui libri prima di diventare cieco. Alcuni letti più avanti l'autista ascoltava con attenzione e quando il medico terminò il suo resoconto disse si saranno ostruiti i canali che vanno dagli occhi al midollo spinale. Ci scommetto che è così, che animale, borbottò indignato il commesso. Chissà, sorrise il medico involontariamente, in realtà gli occhi non sono che lenti, obiettivi, è il cervello che vede realmente, proprio come l'immagine compare sulla pellicola, e se i canali si sono ostruiti, come ha detto quel signore, è lo stesso che un carburatore, se la benzina non ce la fa ad arrivarci, il motore non funziona e la macchina non va. Niente di più semplice, come vede, disse il medico al commesso di farmacia. E quanto tempo pensa il dottore che dovremo rimanere qui? Domandò la cameriera d'albergo. Ma perlomeno finché saremo incapaci di vedere. E per quanto tempo? Ah, francamente penso che non lo sappia nessuno. È una cosa passeggera o durerà per sempre? Magari lo sapessi. La cameriera sospirò e dopo alcuni istanti disse anch'io vorrei sapere che cosa è successo a quella ragazza. Quale ragazza? Domandò il commesso. Quella dell'albergo. Che impressione mi ha fatto lì in mezzo alla stanza, nuda come è venuta al mondo. Portava solo un paio di occhiali scuri e gridava che era cieca. Sarà stata sicuramente lei ad attaccarmi la cecità. La moglie del medico guardò, vide la ragazza togliersi gli occhiali lentamente, celando il movimento, poi li infilò sotto il cuscino mentre domandava al ragazzino strabico «Vuoi un altro biscotto?» Per la prima volta da quando era entrata qui dentro, la moglie del medico si sentì come se a un microscopio stesse osservando il comportamento di certi esseri che non potevano neanche sospettare la sua presenza e questo le parve improvvisamente indegno, osceno. Non ho il diritto di guardare se gli altri non possono guardare me, pensò. Con mano tremante la ragazza si mise alcune gocce di collirio. Avrebbe pur sempre potuto dire che non erano lacrime quello che le stava colando giù dagli occhi. Ecco.